cattive abitudini e relazioni tossiche. Molto spesso una relazione tossica non viene decifrata nei tempi utili, per cui ci si ritrova dentro una relazione che all'inizio dava grandi promesse, per poi alla fine vivere delusioni, tradimenti, fino a scoprire che si trattava proprio di una relazione tossica. Oggi ti parlo di questo, inserito però in quello che è il contesto di una cattiva abitudine. Cattive abitudini che ritrovo in alcune persone che si affidano a me nel percorso di basta relazioni tossiche. Intanto vi presento, sono la dottoressa Teresa Natale, Life in Focus in Coach, creatrice del protocollo Basta Relazioni Tossiche. Aiuto le persone a rimettere in ordine la propria vita relazionale, sia in relazioni di coppia funzionali sane, sia in quelle tossiche. Le relazioni tossiche hanno delle caratteristiche specifiche, ma questo video vuole portarti a fare un'analisi, una piccola osservazione. Attraverso il lavoro che svolgo quotidianamente, mi ritrovo con clienti che in maniera del tutto naturale ammettono di essersi abituati a un qualcosa che inizia a diventare per loro normale. Diventa normale pensare, credere che tanto l'altro dica bugie. Diventa normale pensare e credere che tanto l'altro non sarà onesto nel darmi un giudizio o un consiglio. Diventa normale telefonare all'altro, vedere l'altro e sapere che tanto già mi rovinerà la serata. Queste tre possibilità che ho preso in considerazione sono possibilità che realmente ho visto nella vita dei miei clienti e questo video vuole proprio aiutarti a fare una riflessione su di te. Se ritieni che sia normale che il tuo compagno o la tua compagna mentano regolarmente e tu lo dai già per scontato, per cui ogni volta che parla l'altro non gli credi, o inizia a diventare un po' un detective, questa non è una situazione sana per te stesso e non è una relazione che possiamo definire equilibrata. Se ogni volta che parli col tuo compagno o la tua compagna ritieni che i consigli che ti daranno o gli interventi, le opinioni che avranno su di te, sulla tua vita, saranno in realtà opportunisti per loro stesso, per loro stessi, o che comunque non saranno dati per aiutarti, per supportarti, per cui non hai quella fiducia nel parere e che l'opinione dell'altro sia veramente sincera verso di te. Ma nonostante questo, semplicemente ti adatti a questa opinione e ti chiudi, diventi un po' più guardingo, perché tanto ormai lo sai che è così. Allora sappi che anche in questo caso sei entrato in una cattiva abitudine. Non è anche questo sano ed equilibrato in un rapporto. Sono tutti segnali che qualcosa all'interno della tua relazione non sta funzionando. Quando sei dentro una relazione e non puoi più fidarti dell'altro, accade quindi che sei dentro una situazione in cui piano piano impari ad adattarti. Una cosa che vedo spesso accadere è proprio iniziare a considerare queste modalità o anche altre così definite normali, naturale, ma tanto è così. Ah, ma si sa che gli uomini o le donne sono fatti in questo modo. Tutte queste modalità linguistiche non fanno altro che farti accettare una realtà che non andrebbe accettata. Dovrebbe farti venire voglia di indagare, di approfondire la qualità della tua relazione. Quando lavoro nel programma di Basta Relazioni Tossiche, diventa fondamentale, indispensabile analizzare questi aspetti. Perché tu devi diventare padrone dei tuoi pensieri.
Se tu pensi che tanto il tuo partner, quando parla, prima o poi ti annoierà oppure entrerà in polemica e quindi ti stancherà, cioè dai per scontato che l'altro in qualche modo dirà qualcosa per cui ti farà sentire in colpa, dirà qualcosa per cui ti farà sentire sbagliato e lo dai già per scontato, questo era il terzo caso. C'è qualcosa che non sta funzionando, perché in una relazione sana e equilibrato pensare che l'altro ti supporti, pensare no supporti, che ti supporti, che ti aiuti, che sia sincero e che abbia desiderio di manifestare fiducia e impegno attraverso un comportamento anche onesto e sincero il più possibile. Poi ci possono essere dei momenti in cui l'altro può dimenticare dei dettagli, questo può accadere, ma arrivare a mentire su ogni cosa diventa grave. Oppure se ogni volta che parli con lui o con lei temi e sai già, anzi no, sai già, lo dai già per scontato che ti farà sentire in colpa o sbagliato, non è una relazione naturale, non è una relazione che possiamo definire di pari, alla pari, sana, equilibrata, armoniosa. Questo video è breve, ma incisivo, fammi sapere cosa ne pensi. Ti invito a iscriverti in questo canale dove metto sempre contenuti importanti. Alcuni sono proprio solo divulgazione, ma uno, un video come quello di oggi è per te di riflessione. Per cui metti un bel commento se vuoi farmi sapere la tua esperienza. Iscriviti al canale. E nel caso in cui tu voglia approfondire di più nel percorso di Basta Relazioni Tossiche, troverai un link nei commenti in cui potrai prenotarti solo nel caso in cui tu voglia veramente iniziare un percorso. Altrimenti continua a guardare i video, continua ad apprendere, a leggere, a scrivere. Quindi questo video è per te, mi auguro che ti sia piaciuto, mi raccomando, non abituarti a vedere come atteggiamenti naturali, normali, quelli della menzogna, quelli della critica e della polemica continui, quelli del non poterti fidare di ciò che dice l'altro, perché magari in realtà ogni volta che parla di te non ti sostiene e non è di supporto nella tua vita.